Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. E Radio Bruno è sempre qui nell'area stile del Royal Hotel Sanremo. Ragazzi, sono con Francesco Gabbani. Finalmente sei arrivato qui da noi a Radio Bruno. Come stai? Con molto piacere, sto bene. Ciao a tutti, è un piacere essere di nuovo qua per la seconda volta. È vero, per la seconda volta. Insomma, è iniziato tutto a fine 2015, quando hai vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo nella sezione giovani con Amen. Sei di nuovo qui all'Ariston. Dimmi un po' le tue impressioni, visto che insomma seconda volta qui a Sanremo. Sì, ma guarda, le impressioni sono logicamente, è sottinteso, molto positive. Sono felicissimo di essere qua, essere stato, diciamo, promosso nella categoria VIG. Devo dire, sì, infatti è incredibile. Devo dire che non me ne sono quasi accorto, perché mi sembra di essere rimasto qua dallo scorso anno, perché quest'anno è stato, cioè, il 2016 è stato talmente entusiasmante. Ecco, la tua estate intensa. Esatto, pieno di cose belle, di collaborazioni belle. Sono scivolato via con molta insomma, non me ne sono quasi accorto, e mi ritrovo qua, insomma, a questo giro di boa dopo un anno, e sono contentissimo. Sono contento logicamente di avere quest'altra grandissima opportunità così prestigiosa di salire su questo palco fantastico e presentare la mia musica. Oh, la tua splendida canzone, questo brano super energico, allegro, coinvolgente, dove tra l'altro ballerai, ti scatenerai. Sì, ci provo. Sei un showman tu, ci provo, ma il discorso dello scatenarsi è molto, per quanto mi riguarda, è molto relativo alla sensazione del momento. In realtà io, come posso dire, l'aspetto del ballare, del muovermi, è una cosa veramente che viene da un'istintività, no? E quindi è veramente dipendente da come mi sento in quel momento. Comunque, tendenzialmente, siccome il brano effettivamente ha questo ritmo suadente, probabilmente mi muoverò. E ci sarà, fra l'altro, dal punto di vista coreografico, una sorpresina. Una sorpresa. Ci vuoi dire? Non posso anticiparvela, dovete, insomma, vedrete durante la prima esibizione. Vabbè, ci rivedremo, quindi poi magari dopo avremo la possibilità di commentare, alla moviola addirittura, ecco. Fare la moviola. Senti, parlavamo appunto della tua estate super intensa, nuove esperienze, nuove collaborazioni, cioè hai scritto anche tanto, anche per l'album di Mina e Celentano. Sì. Quello è arrivato, devo dire, come la ciliegina sulla torta del 2016, perché ho avuto la fortuna di donare questo brano, che si intitola Il bambino col fucile, alla voce del grande Adriano Celentano, e quindi avere questo brano dentro questo disco, che fra l'altro dicono che è stato il disco più venduto del 2016, insomma, è una bella soddisfazione. Immagino. E a proposito di Celentano, nella serata delle cover omaggerai proprio Celentano. Esatto, ma infatti non l'ho scelta a caso la canzone Susanna, che si scrive con due N ma si pronuncia con una, cioè Susanna Mon Amour. No, specifichiamola questa certo, cosa. Perché, certo. L'ho scelta perché prima di tutto è un brano divertente, mi va di divertirmi cantandola, e poi logicamente è un po' un tributo per me, un ringraziamento nei confronti di Adriano, che mi ha fatto questo regalo fantastico. Senti, invece dopo Sanremo cosa bolle in pentola? Allora, dopo Sanremo mi auguro di concludere velocemente la produzione dell'album nuovo, che uscirà, mi auguro, in primavera. Non sono riuscito a farlo per averlo pronto durante il festival, perché sono stato molto impegnato nei mesi finali del 2016 per un'altra bella cosa, cioè la colonna sonora del film di Poveri Natale, Maricchi, certo. Di Natale, che mi sono cimentato in questa cosa per me nuova, e devo dire è stata entusiasmante, molto, insomma, ho fatto di tutto. Senti, ti manca fare il conduttore, che saresti perfetto, no, perché dai, te l'ho sempre detto che sei uno showman. Dici? Potresti benissimo. Ma, non lo so, ci ragionerò. Per ora, insomma, penso di volermi dedicare alla musica, all'espressione musicale. Assolutamente sì. Sì. Senti, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e un saluto ovviamente per gli amici di Radio Bruno che ti seguono ormai da sempre. Assolutamente, grazie per l'in bocca al lupo e viva il lupo. E da Francesco Gabbani un bacio gigantesco a tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao. Grazie Francesco Gabbani qui a Radio Bruno.